welcome to behold your mother. My friends in Jesus and Mary. Buongiorno e benvenuti ad Ecco tua madre. Amici miei in Gesù e Maria, la vita di Padre Pio e il ruolo di Maria come corredentrice sono così meravigliosamente interconnessi perché Padre Pio offrì tutte le sofferenze per la salvezza delle anime. Questa offerta di Padre Pio gli permise di compiere azioni straordinarie per Dio e per l'umanità, cose come la bilocazione, la lettura delle anime. Perché Gesù permise a Padre Pio di fare cose talmente straordinarie? Perché Padre Pio entrò così profondamente nella vita di Gesù crocifisso. Padre Pio accettò liberamente le sue sofferenze e prese su di sé anche altre sofferenze. E come premio Gesù gli permise di compiere azioni veramente mistiche, davvero straordinarie, come essere in due luoghi allo stesso tempo e come leggere le anime delle persone per il bene della loro salvezza. Beh, questo è un piccolo esempio di ciò che Maria ha compiuto in unione a Gesù per la salvezza delle anime. Well, this is a small example of what Our Lady also did in union with Jesus for the salvation of souls. No one, as the Church teaches, no one suffered like Mary. La Chiesa insegna che nessuna creatura ha sofferto come Maria, come la nuova Eva, come la corredentrice, per ottenere le grazie della redenzione. Questo è ciò che teologicamente chiamiamo la redenzione oggettiva, cioè l'acquisizione storica delle grazie da parte di Gesù, il nuovo Adamo, e di Maria, la nuova Eva, da parte di Gesù, il Redentore, e di Maria, la corredentrice. Questo accadde solo una volta nella storia e solo una creatura, Maria, partecipò nell'ottenimento delle grazie, nella redenzione oggettiva. Ma come Padre Pio fece notare in modo così bello, tutti noi dobbiamo partecipare in ciò che i teologi chiamano la redenzione soggettiva. Che cos'è la redenzione soggettiva? È il rilasciare delle grazie acquistate da Gesù e Maria e portarle alle anime oggi, per la salvezza oggi, per la pace nella nostra famiglia oggi, per l'unità nella Chiesa e nel mondo oggi. Tutto questo dipende dall'accettare le grazie di Gesù Cristo che ci vengono date attraverso Maria. Dunque Padre Pio comprese così profondamente questo principio, come tutti i cristiani devono partecipare, offrendo le loro sofferenze per la salvezza delle anime. Un'espressione incredibile di questa chiamata ad essere corredentori è il messaggio di Fatima. Il messaggio di Fatima, il messaggio della Madonna del Rosario, è una chiamata ad offrire i nostri sacrifici sia in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria e sia per la conversione dei peccatori. In seguito parleremo di più riguardo al bellissimo messaggio della Madonna di Fatima, ma qui, per ora, voglio focalizzarmi solamente sul messaggio di Fatima in quanto ci chiama ad essere corredentori, come Maria lo fu in un modo unico con Gesù, ma anche come lo fu Padre Pio, così dinamicamente nell'offrire i suoi sacrifici quotidiani. Per esempio a Fatima apparve l'arcangelo Michele, l'angelo custode del Portogallo. Andò dai bambini e disse loro: voi dovete fare di qualunque cosa potete un sacrificio e offritelo all'immenso Dio in riparazione per la conversione dei peccatori. E Lucia, dei tre pastorelli la più grande, chiese all'angelo come loro potessero fare questo. E l'angelo rispose ripetendo di fare di tutto ciò che potessero un sacrificio e offrirlo. Questo, amici, è cosa significa essere corredentori. Questo significa che offriamo ogni cosa della nostra vita e Gesù usa questa offerta attraverso Maria per salvare le anime. That means that we offer everything in our lives and Jesus uses that offering through Mary to save souls. And so the children of Fatima were remarkable for their penance, even at the early age. E dunque i bambini di Fatima erano davvero incredibili per le loro penitenze, anche sin dalla tenera età di 7 e 8 e 10 anni.
Durante un messaggio, Maria dovette istruire i bambini di non mettere il cilicio durante la notte, perché stavano già indossando il cilicio durante il giorno. Ma evidentemente non riuscivano a dormire, dunque Maria disse che in questo caso i bambini non dovevano fare troppa penitenza. Questo fa vedere gli incredibili sacrifici che i bambini, Lucia, Giacinta e Francesco, fecero vivendo il messaggio di Fatima. Francesco spesso rinunciava a bere acqua nei giorni caldi e estivi in Portogallo. Il messaggio di Fatima è un messaggio di corredenzione e dunque non è sorprendente che Padre Pio ebbe un tale amore per il messaggio di Fatima. Non è sorprendente che Padre Pio fu curato miracolosamente quando la statua della Madonna di Fatima era stata portata a San Giovanni Rotondo. Il messaggio di Fatima è un messaggio di Maria, corredentrice, ed una chiamata a tutti noi ad essere corredentori in Cristo. Il 13 ottobre 1917 la Madonna apparve durante il miracolo solare come l'addolorata, cioè la corredentrice. E dunque, amici miei, oggi abbiamo certamente molti dolori, molte croci. Seguiamo l'esempio di Padre Pio e l'esempio dei bambini di Fatima. E se ha una difficoltà sul lavoro, una sfida in famiglia, un problema con un coniuge, con un figlio, non lasciamo che questo sacrificio sia sprecato. Di nuovo, secondo le parole di Padre Pio, la più grande tragedia umana avviene quando c'è un dolore che non è offerto. Again, the words of Padre Pio, the human tragedy is when there's a pain that is not offered. Thank you and God bless you.